Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Molti monopattini vengono venduti direttamente già col sellino regolabile. Pensiamo ad esempio al Kugo M4 o al Ninebot, che monta di serie questo sellino, questa sella sganciabile in maniera molto facile. Ma sono consentiti o sono vietati dalla legge? Beh, questo articolo, vi lascio il link in descrizione, spiega come già ovviamente sapevamo, però approfondisce un po' di più la situazione su queste selle per monopattini. Sono pochi e precisi, ci dice, le caratteristiche che devono avere i monopattini per essere omologati, ma la sella non è assolutamente contemplata, proprio perché a quel punto verrebbe considerato un ciclomotore, cioè quindi uno scooter. E proprio questo rende quindi il monopattino con la sella, col sellino, assolutamente irregolare. Perché? Perché se dovessimo commettere un incidente, o anche magari qualcuno ci viene addosso, quindi abbiamo ragione noi, ma anche se avessimo ragione, non potevamo essere lì in quel momento col nostro monopattino con la sella. Perché? Perché non è omologato per la sella e quindi non doveva stare lì in quel momento. Quindi anche in caso di ragione dovremmo noi rimborsare il danno che ci hanno fatto gli altri. È il colmo, ma è così. La multa poi non è per niente bassa. Qui si parla di una signora di Bolzano che è stata multata addirittura per 1.100 euro. Cioè, il gioco non vale la candela, assolutamente. Lei si è difesa dicendo: ma come? L'ho comprato, era già così, sono in vendita. E lo so, però la legge non ammette ignoranza, anche se vengano venduti, però vengono venduti per utilizzarli in aree private, quindi non è contemplata il loro utilizzo nella strada. Quindi è vero, sono belli i monopattini che hanno già la sella, perché questo li rende sicuramente più, anche se brutti sotto l'aspetto estetico, possono essere brutti, ma non sempre, perché ci sono selle come queste The Ninebot o quelle che troviamo su internet, anche su Amazon, per ad esempio lo Xiaomi 365, che non sono brutte esteticamente. Certo, è più snello senza, però sono comode. La stabilità aumenta in maniera notevole perché siamo più bassi, il baricentro lo spostiamo, abbiamo quindi una guida sicuramente migliore, però non è attualmente consentito. Ciao ragazzi, iscrivetevi al canale, al prossimo video.